Caro bambino, fra non molto avrai la grande gioia di ricevere in te Gesù nella Santa Comunione. Quello sarà il giorno più bello della tua vita, perché per la prima volta potrai stringere Gesù non soltanto tra le tue braccia, ma addirittura nel tuo cuore. Ebbene, nella comunione Gesù esaudisce questo grande desiderio di amore e si lascia mangiare da te nascosto nell'ostia santa, per essere una sola cosa con te. Dio c'è ed è amore infinito. Chi ha fatto tutte queste cose così belle? È stato Dio. Che Dio, pur essendo uno solo, non vive solitario, ma vive in tre persone che noi chiamiamo la Santissima Trinità. Tra tutte le sue creature, Dio ha voluto che alcune di esse potessero condividere la sua divina felicità. Sono gli angeli e gli uomini. Dio gli aveva dato questi tre doni meravigliosi. Innanzitutto il corpo. Il secondo dono è l'anima. Dio ha voluto donare agli uomini la sua stessa vita divina, rendendoli così figli suoi. Per aiutarci ad essere felici e a raggiungere il paradiso, Dio ci ha lasciato i suoi comandamenti. Ad essi Gesù aggiunse i due comandamenti dell'amore. Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Il secondo è: amerai il prossimo tuo come te stesso. Quando Dio Padre vide che Adamo ed Eva avevano peccato e perso la sua vita divina, mosso a compassione per gli uomini, decise di mandare sulla terra a salvarli lo stesso suo divin figlio, al quale diede il nome di Gesù. Dov'è ora Gesù? In ogni chiesa, in ogni tabernacolo, noi possiamo incontrarci con Gesù, parlare con Lui, chiedergli il suo aiuto e offrirgli il nostro amore. Per donare a tutti gli uomini la sua vita divina, Gesù ha voluto riunire attorno a sé gli uomini e le donne che credono in Lui, alla quale Lui stesso dette il nome di Chiesa. I sette sacramenti istituiti da Gesù: il battesimo, la cresima, l'eucarestia, la penitenza, unzione degli infermi, l'ordine, il matrimonio. Ma il più grande sacramento è l'eucarestia, perché in esso c'è presente Gesù crocifisso e risorto, e perché da essa traggono la loro forza santificatrice tutti gli altri sacramenti. L'Eucarestia è quindi lo stesso sacrificio di Gesù sulla croce che Egli ha presentato nell'ultima cena e che rinnova ogni giorno nella Santa Messa per opera del sacerdote. Con questa bellissima espressione la Chiesa indica il sacramento della penitenza o, come chiamato dal popolo, della confessione. La morte e la vita eterna. Gesù ci ha detto che il mondo nel quale viviamo un giorno finirà, anche se non ci ha detto quando finirà. In quel giorno Egli ritornerà sulla terra in modo visibile, circondato dai Suoi angeli e seduto sulle nubi del cielo.